Siamo all'interno dello stand Tubertini, nella fiera Pescara Show. E nel nostro stand quest'anno abbiamo proposto diverse novità, soprattutto in fatto di ricerca di materiali. Proponiamo infatti una serie di articoli, soprattutto canne, che sono stati costruiti con un materiale che abbiamo chiamato R18. Con questo tipo di materiale possiamo produrre canne che possono essere indirizzate a diversi tipi di pesca. Infatti abbiamo prodotto sia kit da rubasien, che bolognesi, che canne inglesi e canne da spinning. Per quanto riguarda la ricerca sui materiali, abbiamo anche studiato un nuovo tipo di materiale per la produzione di galleggianti. Sono galleggianti che vengono denominati appunto R-float e questi tipi di galleggianti possono essere utilizzati in diversi tipi di pesche. Il vantaggio principale è che a parità di portata il volume è molto molto inferiore. Oltre alla ricerca sui materiali, in ogni caso abbiamo anche proposto diverse novità sia in fatto di mulinelli che artificiali e anche soprattutto per quanto riguarda anche il settore mare, sia come canne che come mulinelli, che come fili e ami. Buongiorno a tutti amici di Italian Fishing TV, siamo qui allo stand Tubertini nella Fiera di Vicenza e vi presento in anteprima la nuova canna da spinning, la Spirena. È una canna in due pezzi che va dalle grammature da 10-30 a 20-40 e 30-60. È una canna studiata appositamente per pesci di medio-grande taglia. È una canna in due pezzi con inserto in spigò, come possiamo vedere. L'azione di questa canna è prevalentemente di punta con una grande riserva di potenza nella parte inferiore. Come dicevo prima, è fatta per insidiare pesci di medio a grande taglia, quali possono essere dei serra, delle lecce e anche delle spigole grosse. È adatta anche per le acque interne alla pesca del luccio e delle trote marmolate. Il look che abbiamo creato per questa canna è abbastanza un look moderno, un bel colore blu elettrico con degli inserti in nero. Gli anelli sono montati in K-SIC, poi abbiamo il manico in sughero e questa qui è una chicca che abbiamo messo quest'anno, dei piccoli inserti fluorescenti per abbellire un pochino di più la canna, dove le troviamo in fondo e in cima sul puntale. Con Alberto abbiamo progettato una nuova serie di canne che verrà marchiata BZ con i nostri chiaramente cognomi, con l'iniziale dei cognomi. Verranno fatte due canne da tonno con due azioni differenti, verrà inserita una nuova canna in due pezzi per lo spinning medio pesante e poi ci sarà tutta una serie di canne monopezzo dedicate alla spigola per pescare a gomma. La fascia di inserimento di queste nuove canne sarà la fascia alta, infatti è già un anno che abbiamo il progetto di sviluppare e di creare dei nuovi attrezzi con nuovi materiali innovativi. Saranno, io credo, presentati non prima di due mesi, fra due mesi saranno già, credo, nei negozi. Invece le monopezzo arriveranno a fine primavera e dovremo ancora testarle, perché sono un progetto completamente nuovo. Quest'anno poi verranno inserite delle nuove esche in silicone fatte da me, Alberto e altri due nostri componenti del team Tubertini, che purtroppo non sono qua, Massimiliano e Andrea. E ora vi passo la parola ad Alberto che vi spiega un po' il discorso delle gomme. Allora, come diceva Davide, integreremo anche nel catalogo Tubertini con un nostro progetto anche tutta la gamma che si rifà alle gomme siliconiche. E diciamo, questa gamma di gomme è una cosa nostra, un progetto di me e di Davide, come diceva giustamente prima. Fanno parte anche i nostri due amici ed è un progetto rivolto in modo particolare alla pesca alla spigola. E abbiamo già ultimato 7 gomme
e abbiamo in mente di farne anche di nuove con tipologie diverse. E abbiamo diversi tipi di misure che vanno dai 7 ai 12 ai 14 cm. Come dicevo prima, sono rivolte alle spigole per pescarle sia in acqua bassa ma anche in acqua dove abbiamo un range, una colonna d'acqua che va sui 10 metri e poi abbineremo a queste gomme delle testine piombate, quindi adeguate alla corrente e tutte le condizioni di pesca che poi troveremo. Adesso vi faccio vedere gli artificiali nuovi della Ryobi, il Pro Minnow e il Deep Minnow. Il Pro Minnow è sinking ed è 143 la misura, sono degli artificiali veramente belli. Con questi qui quest'anno ci ho preso parecchi serra, sia anche nella misura più piccola, parecchi serra e sono adattissime anche per le spigole. Con queste novità, qui dal Salone di Vicenza abbiamo finito. Prossimamente usciranno delle nuove esche che vanno dal Walking the Dog, Popper, Long Jerk, Minnow e Jerk, che andranno a completare il panorama per quest'anno nel 2017 delle esche dure. Da Davide Bramanti è tutto, alla prossima. Ciao dal Salone di Vicenza. Ciao. Un saluto dalla Fiera di Vicenza, dal gruppo di spinning della Spezia Insane Spinning. Ciao a tutti ragazzi. Quest'anno sulla Fiera di Vicenza presentiamo la nuova R18 che ha solo 18% di resina, una canna super leggera e io l'ho provata, è molto reattiva. Facciamo le gramature da 0,10 a 5,20 nelle misure 2,10 ai 2,70, però la 2,70 solo in 5,20. Canna ideale per la trota spinning torrente, per tutte le varie pesche, torrente, fiumi un po' più piccoli, fossati, cavedani, trotte, anche un po' big, ma prevalentemente è uscita per i nostri garisti, che è un prodotto veramente testato, eccezionale. Sulla nuova R18 montiamo i Fuji K, che ci aiutano con la piega leggermente in su, ci aiutano a guadagnare nel lancio. Io l'ho provata, veramente una decina di metri si recupera facilmente anche con grammature veramente ridotte. Buongiorno, oggi sono qua a presentarvi la nuova linea di canne per l'agonismo, sono le Concept Feeder TB. Sono delle canne con anelli in pack by, minima guides, placca porta mulinello a scomparsa e praticamente partiamo con una gamma di canne da una lunghezza di 11 piedi fino alla 14 piedi. E iniziamo con la 11 piedi, che è una canna prevalentemente con un'azione light e si usa in canali con fili sottili alla ricerca di pesci piccoli come Brem o Gardon, insomma una pesca leggera, però non disdegna anche l'uso nei laghetti col Method, una pesca insomma anche a pesci un po' più grossi come le carpe. Dopodiché c'è due linee di 12 piedi che sono la Medium Action e la Light, e la 13 piedi Medium Action e la 14 Medium Strong. Diciamo che la 12 piedi è una canna prevalentemente per usi su distanze di 40-50 metri, mentre la 13 e la 14 piedi sono canne che si possono utilizzare anche per lunghe gittate come la pesca nei canali o stellato o insomma per un lancio un po' più sostenuto, con dei pesi di pasturatori che possono variare dai 20 ai 60 grammi. Queste sono le canne che usiamo prevalentemente per questo tipo di pesca. Invece dopo vi presento un'altra linea di canne che è la Next Generation Parabolic Feeder, una canna di alto livello con anelli in doppio ponte e, come potete vedere, anelli di grossa misura. Una canna che uso per pescate dai 50 metri a salire, dove c'è bisogno di un lancio molto preciso, perché è una canna
che ha più schiena della, diciamo, della Seger Concept TB. Una canna che ci sono molto affezionato, la uso praticamente un po' dappertutto. E questa qua viene presentata nelle versioni 12, 13 e 14 piedi, dove la 14 piedi è la canna per me indicata dove, a ostellato, dove si pesca attaccato alle canne nella riva opposta. È una canna da provare, veramente ne vale la pena.